Tra i mezzi più importanti per costruire le nazioni e realizzare il loro progresso c'è il lavoro serio e perfezionato. De questo dice Allah l'Onnipotente: di agite, Allah osserverà le vostre opere e le osserveranno anche il suo messaggero e i credenti. Presto sarete ricondotti verso colui che conosce il visibile e l'invisibile ed egli vi informerà di quello che avete fatto. E il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dice: Allah sarà contento di coloro che cercano di fare il loro lavoro in modo perfetto. L'amore della patria e della religione richiedono lo sforzo, il sudore, il lavoro e la produzione. Non v'è dubbio che la nostra è una religione del lavoro e della perfezione del lavoro stesso. Se l'individuo è l'elemento principale Se l'individuo è l'elemento principale della costruzione della società, il suo vero ruolo quindi non si completa in tal costruzione senza collaborare con gli altri individui della società. L'individuo da solo potrebbe realizzare alcune opere, ma se i suoi pensieri e sforzi si aggiungono ai pensieri e gli sforzi degli altri, il frutto sarà migliore, più grande e più proficuo. Per questo l'Islam invita al lavoro di squadra e lo considera uno dei più importanti fattori e criteri della costruzione delle nazioni e della civiltà, perché contiene dentro di esso l'investimento delle capacità, l'unificazione della volontà, incoraggiando la collaborazione per realizzare degli obiettivi comuni e proficui a tutta la gente. De questo dice Allah l'Onnipotente: aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà, e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Se riflettiamo sul sublime Corano, troviamo che ci sono tanti versetti che esortano il lavoro collettivo, se anche durante l'adempimento degli atti di culto. De questo dice Allah: o uomini, adorate il vostro Signore che ha creato voi e quelli che vi hanno preceduto, così che possiate essere timorati. Per quanto riguarda As-Salah, cioè la preghiera, considerata il miglior atto di culto, Allah parla ai credenti con il verbo in plurale: fate la preghiera. Allah dice anche: o voi che credete, inchinatevi, prostrinatevi e adorate il vostro Signore e operate il bene, sì che possiate prosperare. Allah l'Onnipotente parla al suo profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dicendo: è per osservare insieme con coloro che invocano il loro Signore al mattino e alla sera, desiderando il suo volto, non vadano oltre loro i tuoi occhi in cerca degli agi di questa vita. Non dar retta a colui il cui cuore abbiamo reso indifferente al ricordo di noi, che si abbandona alle sue passioni ed è oltraggioso nel suo agire. Allah dice anche: aggrappatevi tutti insieme alla corda di Allah. Quindi Allah mette in guardia la discordia dicendo: obbedite ad Allah e al suo messaggero, non siate discordi, che altrimenti vi scoraggereste e verrebbe meno la vostra risolutezza. È vero, Allah è con coloro che perseveranno. Non vi è dubbio che eseguire le opere ed adempiere le missioni con lo spirito della squadra rafforzano i rapporti della fratellanza, dell'amicizia e dell'affetto tra gli individui della stessa società. Così si concretizza la descrizione dell'Altissimo, Allah: in verità questa vostra comunità è una comunità unica e io sono il vostro Signore. Temetemi dunque. Anche il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, descrive questo spirito collettivo dicendo: la parabola adatta ai credenti nel loro amore reciproco, nella loro reciproca misericordia e nel loro reciproco affetto è quella del corpo. Quando un membro di esso soffre, le altre membra del corpo si chiamano l'una con l'altra in ragione di quel dolore, con l'insonnia e la febbre.
Una volta un vecchio saggio voleva dare una lezione ai figli sull'importanza dell'unità come un fattore della potenza e che la discordia è un fattore della perdita e della diaspora. Portò quel vecchio dei pezzi di legna da ardere e li mise insieme, chiedendo ai figli: chi di voi può rompere tutti questi pezzi raggruppati insieme con un solo colpo? Tutti i figli tentarono, ma non riuscirono. Quindi l'uomo sciolse il pacchetto dei pezzi e diede un pezzetto a ciascun figlio, perciò potevano rompere il pezzo facilmente. E il vecchio commentò: le lance, se radunate insieme, non si rompono, separate, se rompono, pezzetti. Tanti esempi meravigliosi sono riportati nel sublime Corano che incoraggiano il lavoro collettivo e sottolineano la sua importanza nella realizzazione dei grandi obiettivi. Tra quelli ricordiamo l'esempio del profeta Abramo, pace di Allah su di lui, quando Allah lo ordinò a costruire Al-Kaaba, cioè la sacra casa di Allah. Abramo chiese l'aiuto a suo figlio Ismaele, pace di Allah su di lui, dicendo: Allah mi ha ordinato di fare una cosa. Rispose Ismaele: quindi fa quello che ti ha ordinato Allah. Aggiunse Abramo: mi aiuterai? Rispose Ismaele, il figlio: sì, ti aiuterò. Disse Abramo: Allah mi ha ordinato di costruire una casa in questo luogo. Così poserò insieme le fondamenta insieme. Ismail portava le pietre mentre Abramo costruiva e così costruirono Kaaba, la prima casa divina costruita nella storia dell'umanità. Il sublime Corano fece di quella una storia eterna. Di questo Allah disse: e quando Abramo e Ismail posero le fondamenta della casa, dissero: o Signor nostro, accettala da noi, tu sei colui che tutto ascolta e conosce. La Sura del Kahf, l'Onnipotente, ci parla di un eccellente modello di cooperazione, integrazione e lavoro in uno spirito collettivo. Nella storia del Bicorne, quando quel buon re giunse ad una tribù sconosciuta, la gente gli chiese l'aiuto e lui rispose la loro richiesta in base a una condizione: lavorare insieme per unire i loro sforzi e per costruire insieme la grande muraglia che li protesse dai danni di Gog e Magog. Di questo disse Allah l'Altissimo: quando giunse alle due barriere, trovò tra di loro un popolo che quasi non comprendeva alcun linguaggio. Dissero: o Bicorne, e invece Gog e Magog portano grande disordine sulla terra, ti pregheremo un tributo se erigerai una barriera tra noi e loro. Disse: cioè, ciò che il mio Signore mi ha concesso è assai migliore. Vi o voi aiutatemi con energia e porrò una diga tra voi e loro. Portatemi masse di ferro. Quando poi ne ebbe colmato il valico tra le due montagne, disse: soffiate. Quando fu incandescente, disse: portatemi rame affinché io li versi sopra, così non poterono scalarlo e neppure aprirvi un varco. Altro esempio, quello del profeta Mosè, pace di Allah su di lui, quando chiese ad Allah di concedergli uno dei suoi familiari come un aiuto, suo fratello Aronne, per adempiere il suo compito. Disse Allah nel suo primo Corano sulla lingua di Mosè: disse: aprirmi il petto, Signore, facilita il mio compito e scioglie il nodo della mia lingua, sì che possano capire il mio dire. Concedimi in aiuto uno della mia famiglia, Aronne, mio fratello. Accresci con lui la mia forza e associatelo alla mia missione, perché possiamo renderti gloria molto e perché possiamo ricordarti molto, e in verità tu sempre ci osserverai. Inoltre, quello che riflette sulla biografia del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, trova delle illuminate pagine che riportano esempi della collaborazione e del lavoro collettivo nella vita del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, con i suoi benedetti compagni.
Di questo disse Uthman ibn Affan, che Allah si compiaccia di lui: giuro in nome di Allah che abbiamo combinato il messaggero di Allah durante i viaggi nei villaggi e nelle città urbane e ci aiutava con tutti i mezzi disponibili. Anche il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, gli dava la mano in tutti i loro affari e li incitava a lavorare insieme, non separati. Narrato al Barra, nel giorno della battaglia della Trincia, cioè la battaglia dei coalizzati, vidi il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, a trasportare il polvere, e il polvere copriva il candore del suo addome. E lui stava dicendo: senza di te, o oh Allah, non avremmo avuto alcuna guida, né dato in carità, né pregato. Quindi, per favore, benedetici con tranquillità e rassereni i nostri piedi quando incontriamo i nostri nemici. Ci hanno oppressi, ma non cederemo mai se provano a portare afflizione su di noi. Quando Salman al-Farisi, che Allah si compiace di lui, voleva coltivare 300 palme come un riscatto dalla schiavitù, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse ai compagni: aiutate il vostro fratello. Disse Salman: mi hanno donato tutte le palme, uno è venuto con 30, altro con 20, terzo con 10, e così via, fino a quando ho raccolto 300 piante. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, mi ha ordinato di scavare delle fosse per coltivare le piante, dicendomi: quando finisci, vieni da me ed io li metto nelle fosse con le mie mani. Quando ho finito, sono andato dal profeta, pace e benedizione di Allah, di lui, e dicendo a lui che abbiamo finito, è uscito con me e ha messo le piante nelle fosse con le sue benedette mani. Inoltre, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, reso omaggio alla solidarietà e entreclemenza e lo spirito del lavoro collettivo degli Ashariti, cioè Yemeniti, dicendo: gli Ashariti, quando le loro donne diventano vedove a seguito delle battaglie, e i loro bambini non trovano da nutrirsi, allora raccolgono ciò che hanno in un solo indumento, poi lo condividono equamente fra loro. Sono di loro e loro sono miei. Dico questo e chiedo il perdono di Allah per me e per voi. Lode ad Allah, il Signore dei mondi, testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico, e testimonio che il nostro Maestro e Profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. Pace sull'ultimo profeta e messaggero di Allah, e sulla sua famiglia e i suoi compagni, e su quelli che le seguirono con carità fino al giorno del giudizio universale. Quindi, mie sorelle e miei fratelli nell'Islam, il lavoro collettivo che cerchiamo è quel lavoro che costruisce, non distrugge, riunisce e non differenzia. È basato su fondamenti legittimi, con l'interdipendenza tra i membri della società, in modo che non li vedano affamati o bisognosi, o per motivi educativi e scientifici, come la cooperazione degli scienziati nella loro ricerca scientifica, nei loro risultati accademici e pratici, o su basi nazionali, al fine di lavorare sulla rinascita della nazione e sul suo progresso in tutti i campi. E non quel lavoro basato su chiamate distruttive che incoraggiano l'uccisione e il vandalismo, lo spargimento di sangue, la distruzione di patrie e tentativi di indebolire o rovesciare, quelle chiamate basate sulle bugie e sulle calunnie, sulla falsificazione dei fatti, e non prendono in considerazione la religione, né la patria, né la coscienza. Il lavoro collettivo che cerchiamo è quello costruttivo per il bene della religione, della patria e dell'umanità, che si considerano esigenze inseparabili. Abbiamo grande bisogno di consolidare questo spirito nel cuore dei nostri figli e li trasformiamo in uno stile di vita per far prevalere l'affetto e la fraternità tra i figli e
della stessa società. È il fatto che aiuta la nazione a realizzare lo sviluppo in tutti i settori e avrà il posto che merita. Sottolineiamo che quando lo spirito del lavoro collettivo prevale tra il popolo egiziano, questo ultimo realizza l'impossibile. E le vicende vissute nel passato e al presente affermano questo e sono le prove migliori. O Allah, concedici la sicurezza nella nostra patria e guida tutti i nostri responsabili sulla via retta e proteggi il nostro paese dai corrotti e dagli intrighi.